Allora, noi prima diciamo così, ti abbiamo invitato a parlare di antinatalismo, soprattutto perché tra poco uscirà, diciamo, tra qualche settimana il nostro terzo singolo che si chiama Sacrifice, che vuole essere proprio un inno, diciamo, antinatalista, no? Parla di questo figlio che non è ancora nato, che riesce in qualche modo a vedere cosa lo aspetta e implora al genitore di non farlo nascere in questo mondo, no? Tu hai parlato spesso di queste cose qui. Antinatalismo è uno dei tuoi cavalli di battaglia, diciamo, nei video, quindi. E poi è da dire anche un'altra cosa: che forse, se non fosse stato per te, forse questo brano non sarebbe esistito. E spiego il perché. Io ho iniziato a seguirti più o meno, mi pare, nel 2017, insomma, no? E a quei tempi iniziavo comunque a pensare a questa cosa, ma essendo un po' più giovane, magari non ti sentivi tanto sicuro perché nessuno ne parla, no? E hai comunque Certo. bisogno un po' di quella conferma da parte delle altre persone, no? E quando ho sentito un tuo video in cui parlavi di questo, nel tuo modo classico, chiaro, logico e sintetico, ho detto no, ok, forse non è una scemenza, cioè vale la pena esporsi a parlare di queste cose. Quindi, Enrico, grazie, perché può darsi che anche grazie a te esista questo brano. Beh, questo mi onora, mi fa molto piacere, anche perché nella musica penso che probabilmente non esistano almeno in Italia brani su quella tematica lì. Si sentono tanti brani, si sono sentiti tanti brani, magari di padri o madri immaginari che ipotizzavano un futuro figlio, però non in senso antinatalista, no? Al contrario, esatto. Quindi No, è anche io non l'ho sicuramente, sentito. sicuramente molto originale, ma più che originale, secondo me, è proprio. Io non mi stancherò mai di dirlo. Essere antinatalisti, secondo me, è proprio segno di sensibilità, capacità d'amare e di pensare. Cioè, sia lucidità, perché uno ci ragiona e capisce che perché dovrei mettere al mondo la creatura, ma poi di conseguenza anche un segno d'amore. Amo così tanto questo mio potenziale figlio che decido di non metterlo al mondo, molto lucidamente. Esatto, quindi cioè, partiamo dal principio, perché tu parti da un approccio, cioè diciamo che la base è la vita non ha il consenso. E da questa affermazione parte quindi tutto il ragionamento che porta a dire non vale la pena mettere al mondo dei figli in questo mondo perché alla fine ci sono tutte le varie fasi di sofferenza che anche se tu nasci in una famiglia più amorevole, più ricca, senza problemi di tipo economico, di vita, comunque sono inevitabili, no? Assolutamente, poi è chiaro che ci sono situazioni ancora peggiori dove neanche c'è la famiglia, non tanto ricca, perché non penso che alla fine la fortuna o meno sia avere una famiglia ricca o povera materialmente parlando, ma ci sono dei figli che nascono in famiglie disastrate anche psicologicamente, lì è ancora peggio, ma anche se ci si trovasse in una famiglia come si deve, con una discreta capacità da amare, comunque la vita, essendo a mio avviso oggettivamente un dramma, è meglio non mettere al mondo una creatura. Catapultandola in questo dramma. Noi ci siamo e cerchiamo di, è giusto provare a vivere al meglio e cercare di limitare i danni, no? Per me la felicità è riuscire a ridurre le sofferenze e a dare un po' di calore a questa vita. Ma se qualcuno non c'è, perché scomodarlo e poi insegnargli magari a come trovare la felicità? Tanto vale non metterlo al mondo direttamente. È chiaro che se uno è credente, ad esempio, pensa che la vita sia un dono meraviglioso di Dio. In quel senso ha senso fare i figli proprio perché è la volontà di Dio venire al mondo. Il problema qual è? Che la religione è pura superstizione ed è una cazzata colossale. Quindi è facile dire, ma io credo, capito? Ma c'è così tanto poco rispetto, giustamente, di un adulto che credesse a Babbo Natale, invece c'è questo approccio diverso se si crede a un Dio che ci ha creato per amore e che ci accoglierà in paradiso. È una sciocchezza, purtroppo c'è molto timore a riverenziare, se lo dici uno non rispetti chi crede, in realtà. Io rispetto chi crede, ma il credere in sé non è rispettabile. È proprio un'idea infantile e assurda, soprattutto nel 2024, perché conto 2000 anni fa, no? Pochi elementi c'erano per capire la realtà. Poteva essere un po' meno razionale credere, ma oggigiorno significa essere peggio che nel Medioevo. Se uno ragiona con la propria testa, prende atto delle scoperte scientifiche, si rende conto che Ma tu la vita è intendi? un problema. È un processo biologico in cui si nasce, si vive, si cresce, si invecchia e si muore. E c'è poco da dire, è un dono. Vuol dire che c'è soltanto malessere? No, io sono una persona che personalmente si ritiene, se uno me lo chiedesse, io mi ritengo felice, nel senso che ho trovato un equilibrio che mi porta ad accettare la durezza della realtà e a vivere con una discreta serenità. Ma questo non è incoerente, perché io da vivo ho intrapreso questo percorso e sono riuscito a trovare una serenità.
ma non capisco perché dover far nascere qualcuno che non c'è e poi insegnargli a riuscire a trovare la serenità. E se non la trovasse, tanto non hai la certezza che non ci riesca. Già solo questo dubbio mi fa dire non metto al mondo figli. Esatto, io sono contento che tu abbia tirato fuori questi tipi di argomenti e hai tirato fuori anche la religione, perché è proprio ciò di cui abbiamo parlato nell'ultima live, che era con Don Samuele, che tra l'altro mi sembra che sia in live o forse se n'è andato, non lo so, con cui abbiamo trattato proprio questo discorso qui. Poi hai tirato fuori anche il discorso del creare una vita dal nulla, no? E quindi si potrebbe parlare anche della differenza tra il procreare e l'adottare, perché invece mi Certo. sembra di aver seguito. Sentito da altri tuoi video che tu dici praticamente: ok, il procreare chiaramente non c'è nulla di altruistico perché è una vita che prima non esisteva. Ma se proprio dovessi decidere di avere un figlio, adotterei perché in quel momento è una persona che esiste ed è in difficoltà, cioè rischia di non essere con nessuno. Certo, perché è nella stessa tua condizione di vivo e c'è, non sei tu che decidi di farlo venire alla luce. E allora ti occupi, cerchi di stare vicino, di allietare l'esistere di uno già nato. Quindi questo è nobile. Questo è nobile ed è oggettivamente una dimostrazione di amore, o perlomeno ci sono molte più possibilità che lo sia. Ci può essere anche chi decide di adottare e magari non è in grado di amare lo stesso. Però potenzialmente ha più senso credere che ci possa essere una voglia di amare in quella scelta, mentre nel desiderare di procreare, beh, è chiaramente puro ego e semplicemente la voglia di realizzare un proprio desiderio. Infatti, le stesse persone spesso dicono: no, ma adottare è diverso perché non nasce da me. Ma come? Se hai voglia di amare, non ci dovrebbe essere nessuna differenza in tal senso. L'unica differenza è che appunto scomodi un qualcuno che è nel non essere, anche se ovviamente non c'è la dimensione del non essere in cui uno è lì e dice non Certo. voglio nascere, però. Per capirci, scomodi qualcuno che non è e lo fai venire al mondo. Cioè, se vuoi amare qualcuno, ama i vivi, occupati di chi c'è già. Ma questo vale anche al di là dei figli. Puoi amare anche persone della tua età. Ovviamente non è un amore, in quel caso non sei il genitore, ma è comunque un'espressione d'amore. Infatti, voglio Invece di questo. chiederti prima di continuare, cioè, com'è che definiresti l'amore? Perché tu lo citi tante volte, però magari uno, sai, il concetto di amore viene espresso in tanti modi, anche molto sbagliati nella nostra società. Quindi, com'è che definiresti tu l'amore? Chiaro che non è facile sentire dare un argomento simile, che impiega, cioè, ci vorrebbero, penso, mesi di dialogo ininterrotto, però diciamo, per provare ad abbozzarlo, l'amore non è innanzitutto realizzare i propri desideri, perché lì siamo nella dimensione dell'ego, ma ovviamente non vuol dire che sia sbagliato realizzare i propri desideri, cioè, qualunque essi siano, se non nuociono, se non nuociono. Questo disegno non nuoce agli altri. Nel caso del mettere al mondo qualcuno, scomodi qualcuno e non sai come andrà. In generale, non è che è sbagliato, è che non puoi ridurre l'amore alla realizzazione dei propri desideri. Ecco perché molte volte alcuni chiamano amore semplicemente mi piace quella ragazza, mi piace quel ragazzo, mi fa battere il cuore, ci sto bene insieme, mi manca, allora lo amo. Al massimo lì si può parlare di innamoramento, ad esempio, ma l'amore non è un quello che tu senti dentro, semplicemente senti delle sensazioni. Grande amore, c'è qualcuno che ti piace, no? Perché magari ti fa provare delle sensazioni. Non riesci ad immaginarti di non stare con lui, allora questo è amore. No, questo è, hai bisogno di star bene, allora quella persona è colei o colui che ti fa star bene. L'amore è nei confronti di quella persona con la quale magari stai bene. Tu come ti comporti? Cosa sei in grado di umanamente dare? L'amore non è un qualcosa che tu senti, è quello che tu dai, è ad esempio non giudizio, cioè non pretendere che l'altro sia come tu vorresti, non è voglia di cambiare l'altro. È più facile dire cosa l'amore non è, più che cos'è. Però se tu riduci, 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 arriva, rimane quello che è l'amore. Quindi l'amore, per semplificare, per riassumere, è non giudicare l'altro, non volerlo cambiare, non dargli allo scopo di avere qualcosa in cambio, altrimenti ti lamenti. L'amore è cercare di dare gratuitamente, il più possibile. Poi è chiaro che siamo umani con i nostri bisogni, i nostri limiti, quindi non ci riusciremo in senso assoluto. Però più ci avviciniamo ad una voglia di dare gratuitamente, non perché poi avremo qualcosa in cambio che già ci aspettiamo ancora prima di dare, e poi ci lamentiamo se non arriva. E adesso in pochi minuti mi viene da dire questo. Nel caso del discorso del figlio, unendolo al tema della voglia di essere padre o madre, c'è cioè uno che vuole diventare genitore, nel senso che vuole, se una donna vuole partorire,
se l'uomo vuole inseminare, poi no, vedere alla luce il frutto del proprio seme, della pancia della propria compagna, lì è semplicemente questo desiderio di vederti padre. Ma come fai a chiamare amore il desiderio di diventare padre? Al massimo, se hai le capacità, forse darai amore a quel figlio una volta che ci sarà. Ma nell'atto in sé di desiderare, stai semplicemente desiderando qualcosa. Quale amore? Come può essere un atto d'amore desiderare un figlio? È una pura follia. Cosa drammatica è che molti genitori, anche nel momento in cui il figlio viene alla luce, non sono in grado di amarlo. Quindi oltre al danno dell'essere venuti al mondo, pure la beffa per molti. Quindi dopo si aggiunge quella tragedia ulteriore. Ma è una domanda riguardo a prima sulla religione. Prima hai parlato del fatto che hai detto che credere. Secondo te è infantile? Non che io sia contrario, però è una domanda tanto per te cos'è credere? Cioè dare spiegazioni scientifiche a fatti accaduti? O cioè nel senso io credo che Dio abbia voluto che piova perché non lo so, e quindi piove o cosa? Cioè Beh, per io te la penso, credenza cos'è? credere significa, per credere intendo mettere da parte la ragione, Sì. anche diciamo, l'approccio scientifico, anche le evidenze figlie delle scoperte, e per fede decidere, no, esiste Dio, perché l'ha detto qualcuno, è scritto in un libro che qualcuno dice essere sacro, o perché, spesso secondo me è così, è troppo dura accettare una realtà dove tutto è biologia, e allora preferisco pensare che esista un Dio. Io, attenzione, se qualcuno si sente meglio con quell'idea, figuriamoci se mi metto a giudicare questo tipo di No, lo bisogno, ovviamente c'è anche questo tipo di bisogno, però da lì a voler far diventare questo bisogno un no, questa è la verità oggettiva, ce ne passa. Io sono no, molto in linea con diciamo che Schopenhauer. Penso, cito lui, o si pensa o si crede. Cioè, o si pensa o si crede. Se credi è proprio un atto di fede irrazionale, no? Ok, esiste Dio, ma non c'è nessuna prova. A volte dico neanche un indizio che esista un essere divino che ha deciso di creare le varie specie, anzi, in realtà di creare l'essere umano allo scopo di regalargli la vita e poi di riabbracciarlo in paradiso. Tutte le altre specie sarebbero poi al servizio dell'uomo, perché alla fine. No, ho capito. Cioè, nel senso, mi trovo in accordo, nel senso che anche dare la spiegazione prettamente religiosa alla nascita di un figlio, cioè perché Dio l'ha voluto, perché l'amore di Dio, sono d'accordo con te, io non credo in Dio personalmente, quindi se un giorno dovessi fare un figlio, cosa che ora non ho nemmeno in mente, sicuramente non penserei a questo, ecco. Però magari come credenza sull'aspetto morale e credenza in valori. No, credenza anche come, non so come dire, come perseveranza, però in quella perseveranza c'hai dei valori, dei principi. Quindi tu dici Quella è praticamente credenza. che ciò che deriva dalla Chiesa, comunque tu prendi le cose buone, Ah, tipo gli insegnamenti, eccetera, però esatto. senza, capisco, Senza capisco. identificarle in un Dio. Nel Certo, senso, io so che la temperanza, il voler bene agli altri, eccetera, è una cosa positiva, ma non perché l'ha voluto Dio. Cioè, sì. non identifichiamo, io almeno non identifico diciamo, questi dogmi, tra virgolette, in un'identità, ecco. Per me la credenza è questo. No, ma E a mio parere serve. sì, Sono d'accordo con te che tutto. studiare spiegazioni scientifiche su fatti biologici o scientifici di base religiosa è un po'... Sì, non Sì, lo io farei. mi riferivo con il discorso che ho appena fatto, più che altro sulla verità, diciamo, dietro la vita. Poi rispetto al fatto che nella dottrina cristiana ci siano tanti concetti assolutamente di per sé giusti, sono il primo a dirlo, anche perché infatti molte volte io faccio dei video, a parte quelli sulla vita in sé, proprio sul vivere in società. E molti mi dicono: ma tu mi sembri più cristiano dei cristiani, nel senso che amare il prossimo, cercare di vivere nella semplicità e non schiavi, ad esempio, del dio denaro, sono tutti discorsi che uno può trovare anche nel messaggio che si dice essere stato di Gesù. Il punto è che nel momento in cui tu esalti il valore dell'amare, l'esalti anche un valore come il perdono, il non puntare il dito, no? Scagli la prima pietra, chi è senza peccato, chiaramente non lo chiamo peccato, però chi non ha mai fatto del male, quindi non essere lincianti, eccetera, eccetera, potrei continuare l'elenco. Io penso che siano i valori, non perché l'ha detto un Dio, è scritto nella Bibbia, ma perché se ci ragioni effettivamente
il mondo sarebbe un posto migliore se ci fosse più amore, più tolleranza, più non Esatto. giudizio. Molte persone invece che religiose, nella mia esperienza, a parole tirano fuori questi valori, poi però nella pratica vedi che effettivamente sono i primi loro a non amare, perché non basta leggere un libro e dire ah, io faccio mio quel pensiero perché è di Dio, se poi però questa cosa non c'è veramente dentro. Tu non è che puoi par devi parlare d'amore, devi essere amore, no? Devi interiorizzare questa cosa, altrimenti sono solo chiacchiere. E purtroppo a volte nel mondo dei religiosi in generale c'è molto questo aspetto. Poi anche la maggior parte degli atei, probabilmente, se vai a vedere, in molti di loro non c'è capacità di amare e un sacco di disvalori. Ma io mi definisco ateo perché, per semplificare, è la verità. Poi la maggior parte degli atei sono completamente diversi da me, molti sono degli anticristo, sembra che siano quasi più dei battaglieri, no? Che hanno dell'astio più che voglia di riflettere, quindi io poi alla fine non mi identifico in nessuna categoria. Capito. Infatti, ma allora adesso siamo un po' usciti da la questione iniziale, però dopo in caso ci torniamo perché questa cosa qui penso sia importante. Cioè, alla fine tu tiri fuori due cose. Tiri fuori il primo, il discorso del fare del bene perché c'è un Dio che te lo dice senza riflettere, cioè è meglio una persona che crede a dei dogmi che gli impongono di essere buono e quindi li applica, oppure una persona che riflette, cioè, capito come dire? Molti direbbero, non ha anche se una persona fa delle cose buone, ma le fa senza aver riflettuto, non va bene. Quindi uno potrebbe dire, ok, va bene seguire i dogmi della Chiesa Cattolica se sono alla fine analizzabili e si vede che portano del bene nel mondo, però non c'è lo sforzo, capito? Cioè, potrebbe essere qualsiasi cosa allora vera e applicata da questa persona. Se qualcuno dice Dio fai del male, ti dice di fare del male a Certo, qualcuno, questa persona la farebbe. sì, sicuramente questo è vero, ma in più io sono anche convinto che davvero se tu credi a un qualcosa, non perché ci hai ragionato, non perché l'hai fatto tuo, ma solo perché è la verità divina, io penso che tu non riesci davvero a farlo quell'amore, a esprimerlo quell'amore, magari sì, magari non ucciderai magari le grandi cose, ma poi però, siccome amare non è solo essere persone di valore, non è solo non uccidere, non rubare, non picchiare, non stuprare, no, esistono cose molto più sfumate, che però sono lì, sono quelle che fanno quella differenza nelle relazioni. E non credo che una persona possa essere tollerante, aperta di mente, gentile, solo perché l'ha letto in un libro. Cioè, credo che non sia possibile. Certo. E poi c'è Tolto anche il magari discorso. qualcuno che, ripeto, per paura della punizione e del non andare in paradiso, finisce per. Ma quello è più facile farlo appunto per le grandi questioni. Non uccidere, cioè, ma lì c'è già la legge. Cioè, oggigiorno la gente magari molta non uccide solo perché ha paura della galera, senza la legge lo farebbe. Però Certo. effettivamente non è che basta, non è che se non uccidi, non stupri, sei una bella persona, nel senso, no? È un po' poco, è che non basta quello. Infatti, la maggior parte delle persone, se ci pensate, in Italia, ma in generale, un po' in tutto il mondo, cioè, perlomeno in Occidente, sicuramente non ammazzano, non stuprano, non picchiano, cioè non lo fanno, però eppure non c'è proprio questa grande dimensione d'amore. Ma che l'amore è figlio dell'educazione, dell'esempio, ed è lì tutta la tematica di quanto è importante il ruolo genitoriale, se proprio si è deciso di mettere al mondo qualcuno, di quanto sarebbe importante a scuola introdurre materie come l'empatia, educazione ai sentimenti, ma questa roba non interessa a nessuno No, perché d'accordo. siamo in un mondo in cui conta solo produrre, no? Lavora, produci, consuma, e i sentimenti sono roba poco concreta. Sicuramente sarebbe la cosa più concreta perché fa rima con felicità. E le cose più concrete secondo me sono quelle che non si toccano, non sono quelle che in realtà vedi con gli occhi. La felicità alla fine non la tocchi, ma è la cosa più concreta che ci sia, no? Più determinante, molto più di, non so, di 1000 oggetti. Esatto. Sono d'accordo. Se Enrico, tu hai già detto spesso di non avere intenzione di fare figli, giusto? Metti Sì. caso che invece per qualche motivo sei diventato padre e hai un bambino di 5-6 anni, quando insomma iniziano a farsi le domande, quelle serie sulla vita, sul mondo che molta gente purtroppo poi smette di porsi, e viene da te e ti chiede come mai mi hai messo al mondo se dopo dovrò vedere morire te, dovrò vederti invecchiare, morire i nonni, poi dovrò invecchiare a mia volta. Chiaramente, in uno scenario immaginario, tu cosa risponderesti a questo bambino? Beh, Non avevo molto cercato. se mi,
Ma rendendomi conto di aver fai finta di essere una persona che prima era inconsapevole, ha fatto questo ok. figlio, e dopo, con questo figlio già fatto, poi si è svegliata e ha capito. Ok. Ma io apertamente, con diciamo, la dovuta forma diversa in base all'età, chiaramente un conto sia 5, un conto sia 15, quindi con le parole giuste a seconda dell'età, innanzitutto senza problemi gli farei capire che cos'è la vita, che esiste la morte, perché c'è questa tendenza, no, ai figli a nascondere certe cose come se fosse proteggere, in realtà è fargli del male, perché poi non saranno pronti una volta che saranno adulti. Quindi senza problemi gli direi la verità, gli direi quello che ho capito, che prima non avevo capito, e gli direi però ora io cercherò di fare il massimo per in questa vita aiutarti e darti gli strumenti per addolcirla al meglio questa esistenza. E al di là di quello che gli dico, perché alla fine non è che si deve con le parole, ma con il mio comportamento cercherei di stargli vicino nel modo più amorevole e maturo possibile. Perché alla fine, una volta che uno ha fatto un figlio, la cosa che deve fare è quello, cercare di essere un Esatto. buon genitore, che poi è un qualcosa che si collega al discorso di prima dell'amore. Quando uno non sa molto amare o ha di grandi deficit d'amare, lo è se è un marito, lo è se è un fidanzato, lo è anche se è un padre, perché magari poi confondendo l'amore per altro pensa amare mio figlio vuol dire io do le idee, inculcargliele e pensare che lui debba ripetere a pappagallo. Non mi piace, questo magari quando cresce un po' di più, non mi piace quella che è un suo stile di vita, giudicarlo. E l'amore è tutto il contrario, insomma. Ma perché appunto c'è questo tuo approccio che applicheresti nei confronti del figlio, che è un po' dire ok, ho commesso un errore, ma io me ne prendo responsabilità. Adesso questa persona esiste a causa mia, tutto quello che gli succederà sarà causa mia e quindi me ne occupo, gli do amore. Che è totalmente in contrasto con la maggior parte delle persone che invece hanno la mentalità quasi del dire io ti ho fatto un favore a metterti al mondo e Mi quindi devi anticipato, comunque. mi Capito, anticipato, come per dire, la ringraziarmi maggior e parte partono dall'assurdo presupposto che i figli devono essere già solo grati del fatto di esistere, quindi siamo alla follia pura, follia totale. allora Sì. tipo ringraziami di che ti ho messo al mondo, dico una Ma è volta. una Cioè, follia, arriva vero? gente a dire guarda che, cioè, nel senso, ringrazia che ti do la casa, che ti do un tetto e magari le classiche frasi, questa casa non è un albergo e cose del genere, cioè Follia. robe. Follia che tra l'altro sarebbe follia pur anche senza, cioè pur senza gli argomenti antinatalisti, perché dimentichiamoli per un attimo, faccio finta che non sia così ed è così, secondo me è nobile la tematica antinatalista, ma anche se non, senza prendere in considerazione quella, scusa, cosa vuol dire ringraziami che ti ho messo al mondo, ma non te l'ho chiesto io comunque, no? Quindi è proprio assurdo come discorso, ringraziami che ti ho messo al mondo, perché un conto è tu, hai chiesto qualcosa, questo ti viene esaudito come io ho esaudito un tuo desiderio, no, mi hai messo al mondo perché l'hai deciso tu, non c'entrava nulla, non c'entrava nulla una mia eventuale volontà. Quindi è veramente assurdo, assolutamente. In ogni caso, considerando poi cos'è la vita, chiaramente ancora peggio, ovviamente, acquista ancora un significato più assurdo, sì. Sì, che poi parte tutto alla fine della frase che critico molto, ovvero che la vita è un dono, è come, cioè la morte è il male, e quindi è come se io ti avessi tirato via dalla morte e ti avessi salvato. Poi comunque dopo uno muore lo stesso, quindi torna da dove è arrivato, quindi nel senso. Assolutamente. Poi è chiaro che al figlio mi legherei lo stesso, ma ci mancherebbe altro. Ad esempio, molti vedono questa mia visione antinatalista una sorta di mio odio verso i bambini, ma quando mai? Ad esempio, mia sorella non è antinatalista, non la pensa come me, ha fatto un figlio, ora ha 5 anni, e io quando sono vicino a lui, lo vedo, eccetera, sono contento di vederlo e cerco di dare quello che posso, il mio piccolo, anche perché non lo vedo tutti i giorni, per trasmettergli qualcosa, ma perché ora è un essere umano che c'è, questo esula completamente dal fatto che io sia contrario Che poi, al cioè. mettere al mondo figli, perché molti mi dicono, no, se fossi coerente dovresti dire, vergognati sorella, hai messo al mondo No, qualcosa, ma no, cosa serve questo? no. Cioè, è No, no. solamente distruzione, no? O dovrei andare da mia madre a dire, vergognati, mi ha messo, ma quando mai? Ma Cioè, poi non ha sono proprio due cose senso questo diverse, cioè. approccio. Uno può Questo lo devi essere dire a chi ancora non importante l'ha per i fatto. Chi l'ha bambini. fatto, ok, ma non ha più senso puntare il dito, qualcosa del genere. Cioè, puoi anche scindere le cose, nel senso ci sono persone non portate. Tipo, io faccio fatica a stare dietro i bambini, perché io come persona, uno anche ho poca pazienza e non so molto farsi. E No, no, beh, certo. Sì. inoltre, secondo me, uno dei problemi grandi
che ora non saprei darti una risposta. Ci sono genitori che sono convinti di dare la migliore educazione al figlio quando in realtà stanno sbagliando tutto. Ah, Cioè, certo. convinti di essere dei grandissimi padri o delle grandissime madri, quando in realtà non dico che perché nessun genitore è perfetto, sia chiaro, Certo. però ci sono casi in cui sono davvero convinti di dare un'educazione molto, cioè, eccellente al figlio e in realtà sta venendo, cioè, lo stanno traumatizzando, non so come dirti, stanno facendo un percorso educativo Sì, scadente. molti non se ne accorgono. È proprio per questo che l'amore in realtà fa rima con maturità, essere in primis genitori di se stessi, avere un minimo di consapevolezza. Se tu non Sì, ce ma l'hai, se potresti essere capace, pur avendo l'intenzione di fare del bene al tuo figlio, con questa esatto. intenzione fagli il male più Ma assoluto e non te ne accorgi nemmeno. quell'intenzione fallita, tra virgolette, cioè quell'intenzione che tu dai ma che non come si dice, non arriva, insomma, è perché c'è ignoranza, perché la gente Bravo. non. Come hai detto tu prima, no? Bisognerebbe fare dei corsi, partire già dall'età infantile a sensibilizzare su determinati temi, no? Appunto, come hai Sì. detto tu, l'empatia, la sensibilizzazione, il rapporto con i sentimenti, eccetera, una cosa molto importante e noto anche per esperienza personale. Ho molte casi a me vicini dove c'è un padre che non è mai andato a vedere, non so, la partita di calcio del figlio, oppure che ne so, non è mai andato fuori a giocare col figlio, che per me è assurdo, cioè assurdo. Oppure Sì, cose totalmente contrarie, no? Il padre che ti porta solo a giocare, ma se ne frega della scuola, un classico, no? Quello è un luogo comune. l'esempio di cui il padre vuole la perfetta copia di se stesso con suo figlio, no? Se Esatto, guardi, esatto. sì. Tipo la Certo, anche filoamericana, quella, sì, no? ma infatti, ammettendo che è difficile essere genitori, quindi è normale commettere degli errori, Sicuramente. però un conto è commettere l'errore, un conto è sbagliare quasi tutto e fare di tutto per traumatizzare il figlio senza neanche accorgersi, perché purtroppo spesso è così, ovviamente sono diversi livelli, piccole mancanze, medie mancanze, gigantesche mancanze e poi le conseguenze rispetto alla Sì. sofferenza eventuale del Cioè, figlio poi in sono realtà molto io non è che varie. voglio parlare per fare la morale a nessun No, no. genitore, anzi, probabilmente cioè, ne ho di pasta da mangiare. Però mi fa, non so, mi fa un certo che vedere certe persone che vengono su senza umanità. E Ma credo che la perché mancanza spesso, di oltre a quello umanità. che è il rapporto con loro, è proprio la persona che non ha quel tipo di umanità e lo vedi magari anche nel rapporto che c'è, che ne so, tra proprio la madre e il padre, come si rapportano fra di loro. Già tra loro in realtà l'amore è carente, Non so. liti continui, ma non solo liti in sé, che può succedere anche di litigare, figuriamoci, però proprio come litigano, come si rapportano, non si rispettano. Ma Esatto, perché poi ci sono un sacco di variabili, come hai detto te, esatto. Cioè, nel senso, oltre all'educazione che do a mio figlio, se io davanti a mio figlio dico parolacce a sua madre o litigo con sua madre, che esempio gli sto dando, cioè certo, sono cose anche indirette, sì, no? perché si è, no, ma sono le cose su quelle più importanti, perché non si educa non è che si educa dicendo, ma poi, ovviamente fare un esempio non è quella certa cosa più importante, però per fare l'esempio e allargando il resto, non è che tu non vuoi che il figlio dica le parolacce, per fare questo non è che tu devi dire non si dicono le parolacce, non si dicono le parolacce, non si dicono le parolacce, semplicemente tu non devi Non dirle, devi è dire così che lo esatto. educhi e lui non le assorbirà. Se tu dici questo ma fai il contrario, oppure non devi dire, non si deve mentire, è sbagliato mentire. E poi lui cresce e si accorge che tuo padre menti sempre a tua moglie. E lui cosa fa? Dirà le bugie, cioè non dirà le bugie perché tu non dirle, o le dirà perché ha visto che è il tuo comportamento abituale. È quello, cioè, Dopo il quello è il contesto discorso. anche, fa differenza. Ma poi, cioè, sono curioso di una cosa. A te è mai capitato di discutere con tua sorella che hai detto avere un figlio su questi temi? No, discutere, no, Ok, no, no. quindi non vi siete mai confrontati sul tema No, della discutere natalità? intendi dialogare o Sì, dialogare, discutere solo litigare? nel senso, cioè, avete condiviso, cioè, gli hai fatto sapere Ah, che tu la pensi in questo modo, insomma. sì, in passato qualche tempo, anni fa sì, in passato, ora dopo andare a vivere fuori meno, però sì, in passato sì, qualcosa sì. Ok, e com'è che ha interpretato le tue parole? Cioè, cos'è che ha pensato? Ma diciamo che ci sono tanti livelli, chiaramente, come di consapevolezza, magari qualcosa coglieva, come anche altre persone, ma non fino in fondo, ecco, fino a capire quello che intendevo io, perché a volte c'è anche un non riuscire a comprendere, questo prescinde anche prima quando ho citato il credo, ad esempio mia sorella non è che sia credente, però magari non vede la vita come la vedo io, no? Nonostante non essere credente, quindi per questo non coglie il motivo per considerare male fare figli. Ma al netto di questo, che secondo me la tematica è importantissima, poi io sognerei già un mondo in cui
cioè, mi farebbe piacere vivere in un mondo in cui la maggior parte delle persone non fosse antinatalista, però fossero persone con una discreta capacità d'amare. Chiaro che secondo me la massima manifestazione della capacità d'amare è capire che forse il figlio non è meglio non metterlo nel mondo. Però, Che non vuol cioè... dire che tutti quelli che non fanno figli sanno amare, perché poi pensa al motivo. Però dico, questa però ci possono essere persone che sanno comunque amare, nonostante abbiano fatto un figlio, no? Comunque sono delle buone persone. A me già basterebbe un mondo così. Poi Certo. è No, è che chiaro cioè, che se tutti... io lo penso davvero che sia lucidità e amore assoluto pensare al figlio così tanto, ma allora io perché devo metterti nella condizione? Perché poi io potrei essere anche un buon genitore, io ad esempio penso che lo sarei, però non posso controllare tutto. Tu potresti nascere con una disabilità che ti fa soffrire tutta la vita. E questo non lo posso decidere io. Mettiamo che qualcuno mi dice con la scienza, però oggigiorno puoi prevederlo. E quindi magari se vedi questa patologia non lo fai nascere, se sa non lo sai, ok? Ma non puoi prevedere il fatto che lui, che ne so, a 8 anni fa un incidente e rimane gravemente invalido tutta la vita e ne soffrirà. Allora, già, solo che c'è questo piccolo rischio, io non mi prendo questa responsabilità, perché mi sentirei colpevole in tal senso. Oltre al fatto che vedrà perdere me, perché io sono più grande, morirò prima, eccetera. Però anche solo per quello, insomma. Cosa ne pensi della pratica dell'inseminazione assistita? Nel senso che, come dicevamo prima, insomma, consideri l'adozione un atto che può essere sicuramente molto più altruista nei confronti del bambino che se no la procreazione, anzi, sembra che non ci siano motivi altruistici per fare un figlio dal nulla. E chi addirittura non potendo fare figli rinuncia all'adozione per averli e sentirli in qualche modo suoi a livello genetico, cosa ne pensi? Tu dici chi, prima della domanda, scusa, chi pur? Cioè, chi applica la fecondazione assistita, insomma, Ah, cioè chi rinuncia, chiaramente non può avere figli e piuttosto di adottare un bambino che ha bisogno, che c'è. Ne preferisce fare uno che non c'è tramite, perché magari una delle motivazioni che si potrebbe dare a una coppia eterosessuale che può avere figli è il fatto che è più comodo, no, procreare rispetto a che adottare, c'è tutta la sì. burocrazia, eccetera. No, E io. invece chi applica la fecondazione assistita non c'è neanche questa argomentazione, è forse ancora più scomodo che se non adottare. Quindi come la vedi questa cosa? No, io sono assolutamente contrario. Vedi delle persone che stanno lì proprio anni, anni, anni con inseminazioni di ogni tipo, perché proprio disperatamente cercano questo figlio che a tutti i costi deve essere no? Frutto del proprio sangue. E lì per me è evidente il fatto che è solo uno sfizio egoico legato ai propri desideri. Perché molti dicono, ma poi l'adottato non avrà la tua faccia. Io mi chiedo, ma chi se ne frega fisicamente a chi assomiglia? Anche perché poi un figlio assomiglia a te di fatto, umanamente parlando, perché cresce con te. Invece qui si sta a guardare, ma gli occhi saranno, ma chi se ne frega degli occhi? Cioè qui stiamo parlando di amore e si tiene in ballo che capelli ha gli occhi. Ma Certo. è veramente una follia assurda. In parte probabilmente ci saranno anche delle motivazioni biologiche. Certo. Però amare vuol dire non assecondare troppo la biologia, perché infatti nella biologia l'amore non c'è, sono un po' Beh. più evoluti. In tal senso, altrimenti si è degli animali e la differenza dovrebbe essere proprio quella. Ma io sono contrario, ad esempio, che ci mancherebbe anche all'utero in affitto, cioè, Certo. perché diventa che molti associano a, no, non so perché, a tematica omosessuale, no? Ma l'utero in affitto è richiesta al 90% da coppie etero, così sento gli Certo. omosessuali. Cioè. Ed è una pratica proprio legata all'ossessione del fatto che, cioè, in quel caso addirittura. Vabbè, dopo si apro mille parentesi, comunque. Infatti si discuteva nell'ultima live con Don Samuele su questo fatto del perché le persone vogliono per forza sentire proprio il figlio a livello genetico. E una sua ipotesi era il fatto che a livello forse anche inconscio ti dà quell'illusione di poter andare oltre la morte con i tuoi geni, Sì. no? Cioè dici, ok, mio figlio lo crescerò, sarà una sorta di parte di me che continuerà anche dopo la mia dipartita. Che, cioè, mi sembra molto interessante come Cos'è che aveva ipotesi. detto fregare la morte? Tipo. Sì, che alla fine è Sì, un... una sorta di illusione di immortalità, nel senso che tu muori, però c'è un proseguo genetico, però mi sembra veramente una motivazione assurda da assecondare, no? Anche perché appunto se tu vuoi trasmettere qualcosa puoi farlo, ma hai vivi già, perché non puoi trasmettere dei valori importanti, un tuo messaggio, che in qualche modo quella creatura
porterà avanti, no? Deve essere geneticamente. Perché come fai a portarti il gene? No? Questa cosa. Certo. Una volta ho fatto un video io in cui dico: ma se tu, ma io ho 38 anni, scoprissi domani, cosa assurda, non è possibile, però, che mia madre non è in realtà mia madre biologica, mi dice: guarda, in realtà io ti ho adottato quando avevi un mese. Io direi: vabbè, cosa me ne frega? Nel senso, tu sei mia madre lo stesso, no? Non è che la mia vera madre, la vera madre è che ti cresce, non è che ti fa. Questa deve importanza alle placente, plasmi, al sangue. Ma il vero Certo. il genitore è colui che ti crea, non è che Certo. scopriresti che il vero padre non è il vero padre, il vero padre è chi ti cresce, punto. Cioè, o la vera madre, che ti, non è chi ti ha, non è chi ha il tuo patrimonio genetico. Anche perché appunto cioè, quella eventuale madre naturale sarebbe quella che poi comunque ti ha lasciato da solo, quindi in ogni caso avrebbe comunque, non si sarebbe presa le sue responsabilità del suo eventuale errore comunque. Però poi, oddio, cioè nel senso, se una madre dovesse per errore fare un figlio, non riesce ad abortire, alla fine questo figlio nasce, quale sarebbe l'atto? E magari questa madre non si rende conto di non essere in grado di dare amore e di dare sostegno a questo figlio. Il massimo atto d'amore che si potrebbe fare in quel momento, quale sarebbe? Cioè darlo a qualcun altro? Cosa pensi? Tu mi chiedo perché non ha abortito, no? L'aborto in quel caso. Esatto, quello non, mettiamo caso che per qualche motivo questo figlio nasce, è Sì. nato e questa persona si rende conto, no, io non sono in grado No, di... ho usato l'aborto perché intanto, poi ti rispondo perché Certo, intanto quello molto è anche importantissimo. da alcuni viene avversato l'aborto quando anche in realtà anche lì può essere un atto d'amore. E Esatto. non solo perché che ne sono stato stuprato oppure il figlio è malato, ovviamente lì è ancora più doveroso se il figlio è malato, dico. Se io semplicemente non voglio fare il genitore, non voglio, è già un motivo validissimo, infatti la legge lo permette anche in questo caso qui ed è giusto che sia così. Nel caso per qualche ragione, ora senza specificare perché questo figlio nasce, beh, sicuramente è una domanda interessante. Se proprio uno si sente, non si sente capace, per esempio una persona che ha un sacco di irrisolti, ha dei traumi irrisolti, è inutile che si metta a fare il genitore, penso che sia molto meglio darlo in un orfanotrofio. Assolutamente. Io lo Certo. dico anche a persone che sono vive e hanno i genitori. Anche perché me l'hanno detto loro, sinceramente io avrei preferito, tanti che mi hanno scritto negli anni mi hanno detto, chiaro che un conto è dirlo, un conto è viverlo veramente, ma non penso che ci si allontani molto dalla verità, molti mi hanno detto, ma io sinceramente forse sarei stato più fortunato se fossi cresciuto in un orfanotrofio che rispetto ad avere avuto i genitori che ho avuto, a volte è così davvero, non che sia un'ipotesi idilliaca quella, però a volte può essere addirittura meno peggio, se proprio uno non si sente in grado, Esatto. effettivamente non lo è. Non mi sentirei assolutamente di giudicare questa scelta, può essere anche, anzi, può essere la scelta giusta, poi chiaro, è difficile Certo. generalizzare, no? Adesso Che non dico io è voglio. usate i metodi contraccettivi Ah, formabilitali, certo, quello. perché esistono, se per caso esiste l'aborto fondamentale abortire, non bisognerebbe arrivare, perché oggigiorno, sai, un tempo magari questa domanda aveva più un senso, oggigiorno arrivare effettivamente il figlio che nasce è un po' assurdo, no? Con tutti i metodi che ci sono, compreso l'aborto. Esatto, infatti, cioè, è curioso il paradosso per cui molte persone fedeli, ma anche non fedeli, che credono comunque nell'importanza della vita, nel suo valore, ripudiano l'aborto, però magari sono anche contro alle precauzioni, a preservativi, eccetera. C'è Certo. molta gente lì, quindi quello è proprio un paradosso incredibile. Qui la parola giusta è ignoranza, proprio con la I maiuscola Certo. totale. Adesso. Ma io voglio chiederti questo, però, tu comunque sostieni che l'amare sia comunque frutto di un ragionamento. Cioè, tu analizzi le cose e capisci che amare significa questa cosa e che fa del bene alle No, altre persone. diciamo che quello è il primo passo fondamentale, poi anche Certo. interiorizzare, fare assumere a ciò anche una risonanza, diciamo, chiamiamola emotiva. Diciamo che per Esatto, me il esattamente. capire è Esatto. fondamentale, poi è chiaro che non è solo ragionamento, però Esatto, capire è diciamo che fondamentale. tutto parte dal fatto di riuscire a ragionare sulle cose, no? Però effettivamente se noi ci guardiamo intorno sembra che poca gente lo faccia. E secondo te è perché la gente non lo sa fare o perché semplicemente non è interessata, ma potrebbe farlo se qualcuno gli desse una spinta, gli desse Non un è input per interessata. ragionare? Secondo me è perché non è Io interessata. non lo so, infatti lo chiedo apposta, perché questa è una roba che cioè, non mi sono mai riuscito a dare una risposta. Cioè, io spero che siano semplicemente svogliati, perché allora comunque hai la possibilità di parlare con qualcuno e magari di convincerlo di certe cose, altrimenti è finita. Che però sarebbe un paradosso perché alla fine cioè, la caratteristica fondamentale dell'uomo rispetto agli altri animali dovrebbe essere proprio questa, la capacità di ragionare, quindi comunque un paradosso.
Ma le due cose sono un po' collegate. Dici, semplicemente non lo sa fare, oppure quelle due opzioni Gente non o è in grado proprio di ragionare, Ah. oppure potrebbe farlo, ma non è interessata. Magari la società, diciamo, non promuove il ragionamento e quindi di conseguenza non è attratto da queste cose. Da No, temi io anche in generale, da penso filosofia che che comunque è utile poi. potenzialmente, chiaramente, non sto dicendo che poi la capacità diventerebbe la stessa, abbiamo comunque delle differenze di capacità, però tendenzialmente, chi più chi meno, avremmo con questo tipo di educazione, credo avremmo una propensione a saperlo fare, Perfetto. ma almeno sarebbe Ma molto più diffuso rispetto a quello che è. Poi è chiaro che non si possono sì. utilizzare, però è chiaro che, soprattutto nei primi anni di vita, in cui no, il cervello è molto malleabile, acquisire gli strumenti e le capacità per poterlo fare. Magari se inizi a parlare con qualcuno a 75 anni è un po' tardi, no? Perché attualmente poi non è più in grado forse di. Io proprio parlo di scuola, perché il momento educativo con una certa fase dell'età è fondamentale. Non dico che poi a 25-30 anni sia per forza tardi, no? Però è più facile prima. Sì, diciamo che poi, cioè, man mano che uno invecchia diventa sempre più difficile Sì. ammettere ho sbagliato tutto. Perché dopo lì significherebbe mettere in discussione tutta la propria vita, proprio Esatto, tutta, e non è proprio chiaro, facile, insomma. esatto. Una cosa mi è venuta in mente, che tra l'altro ho studiato da poco, e farò pure una figura di merda perché non ricordo l'autore, probabilmente è Simmel, se non erro, parlava di sta cosa del fatto che la comunicazione viene meno quando i due attori o gli interlocutori non riescono a riconoscere un alter rispetto al proprio ego. Cioè, io sto parlando con te e non riconosco che dall'altra parte c'è un'altra persona pensante. Questa cosa, e la provo anch'io quando magari non ho voglia di comunicare, e quindi, vabbè, ovviamente intercomunico, nel senso dico, ok, non ho voglia di parlare, quindi lo vedi. C'è un muro tra le persone, ma non è un muro di scontro, è un qualcosa dove le persone, vedo spesso, non riescono ad entrare in un contatto costruttivo, quindi a generare una sorta di maieutica. E non è solo sotto il punto di vista dei discorsi, perché poi vengono anche banalizzate. Attraverso un discorso puoi raggiungere davvero qualcosa di importante, cioè le grandi cose vengono fatte intorno a un tavolo, pensate intorno a un tavolo e poi vengono fatte. Noto questa cosa che c'è un limite e questo per ricollegarmi al discorso dell'amore, dell'educazione. L'educazione è anche questo, no? Saper anche magari dire un secondo che cazzo me ne frega a me di parlare di me a te. Ti ascolto e parlami di te, ok? E io sono curioso di sentire cosa ne pensi. E poi subentrano tante variabili come lo stereotipo, il ragionamento a priori, il primo impatto, ah, sto qua mi sta antipatico, non ti parlo. Questa è una delle prime, diciamo, patologie della società di oggi, nel senso che non riusciamo a entrare in rapporto comunicativo Sì, dei concetti, cioè, come se la concordo. gente non avesse, in poche parole, la gente non voglia ascoltare. Fine. Concordo Piero. C'è chiaramente un dramma alla base, nel senso che, come diceva Pirandello, siamo un po' tutte in realtà solitudini che mai Ok. perfettamente potranno entrare nell'altro. Però educazione e amare è riuscire a ridurre questa distanza e perlomeno avvicinarsi un pochino all'interiorità dell'altro. Chiaro che non potremo mai Esatto, chiaro. essere l'altro come se fossimo davvero dentro di lui, però amare. Essere aperti, avere empatia, significa Empatia. proprio riuscire, perlomeno avere la volontà. Molto spesso non c'è neanche l'interesse per capire l'altro, no? E sicuramente Esatto. la patologia di questa società, una delle tante, è proprio quella, assolutamente. Una sorta di narcisismo universale che ti impedisce proprio di vedere l'altro come un qualcuno da capire. Spesso non interessa proprio, ci pensa solo a se stessi. Sì. Ed è una follia perché è una follia, perché non è che questa cosa in realtà fa bene a sé, fa male anche a sé, non è proprio, non è sano. Purtroppo però non è un mondo sano e non sono uno che dice un tempo era sano, ora non lo è più, non lo è mai stato, però oggigiorno lo vediamo molto. Sì, esatto. Sì, questo volevo dire, insomma. Concordo, Che, vabbè, oltre a no, tutto concordo con quello che hai detto il assolutamente, sì, è così. Amare fa proprio parte, cioè quello è proprio un segno di amare, di capacità blending, d'amare. credo che ci sia un momento nella discussione tra due persone o un contatto dove si supera quel muro. Quel momento, boh, non so, dovrebbe chiamarsi in qualche modo, non lo so, però io lo sento quando entro in un discorso dove Certo, c'è sì. quella connessione, no? Vale sia a Cioè, livello di chiudo pensiero, quindi parentesi. idee, a livello anche proprio di emotivo, di empatia. Perché Esatto. molti poi E confondono secondo me è l'empatia con dall'emotività. cosa fare. Per quello io dico che è importante capire, perché molti a livello di ragionamento hanno un'idea sbagliata, e se tu hai un'idea sbagliata di cosa sia giusto e cosa sia l'amore, ancora di meno avrai possibilità di riuscirci. Poi non è che automaticamente se capisci, sai fare, però è la base, ad esempio.
Molti pensano che essere empatici voglia dire, ma io cosa farei al tuo posto? Cioè, nel senso, io cosa farei al tuo posto? Ma io cosa farei al tuo posto? Loro intendono, io con il mio carattere e la mia personalità, se mi trovassi in quella situazione, come reagirei? Ma quella non è empatia. Empatia vuole dire capire com'è lui e mettersi nei suoi panni. Te non puoi dire cosa Com'è faresti tu, lui? perché tu, ovvio che Esatto, faresti diversamente, sei un altro. Empatia vuol dire entrare nei suoi panni, ecco perché è difficile, esatto. no? Capire la sua storia, come può sentirsi in virtù di quello che ha vissuto. Non è semplicemente cosa farei io. Se, molto, a volte c'è il giudizio, ma io se fossi te mi comporterei diversamente. Ha capito? Ma lui non è te. Questo è il punto. Logico, E qui. sì. D'accordo. Sì, che poi è difficile, cioè effettivamente mi rendo conto che spesso capita proprio che ci sia questo giudizio nei confronti degli altri, involontario, cioè devi ricordarti del fatto, no, ma guarda che c'è questa persona è semplicemente diversa da te, se non è sulla stessa lunghezza d'onda dei discorsi che stai facendo, però devi svegliarti, cioè nel senso nell'immediato, quindi ma perché questa persona non riesce a fare Sì, è vero. quello che a te sembra 2 più 2, no? Certo, ma beh, io infatti estremizzando questo concetto arrivo anche a dire che è assolutamente vergognoso, ad esempio, la pena di morte, chi la giustifica, le torture o chi vorrebbe, anche per chi fa le robe più oscene di questo mondo, pensando, insomma, ai reati più orribili, vorrebbe le peggio torture o le peggio cose. È disumanità volere questo. Cioè tu vorresti risolvere innanzitutto il male, con sì, vorresti combattere il male con il male. E in più non comprendi che quella persona lì che non va a giustificare, che molti dicono, quindi giustifico. La persona se commette un reato grave deve essere arrestata, se è una persona che vabbè, non commette reati ma ti rende impossibile vivere la devi allontanare, ma il linciaggio, l'augurare le peggio cose, a parte che è disumano, e poi è proprio figlio dell'inconsapevolezza, perché non capisce che quello che fa quella persona lo fa, perché ha un vissuto che lo porta a fare quello che fa, che non è giustificazione, significa capire perché lo fa. Se non gli fosse capitato quello che gli è capitato, può essere mille cose sommate, non farebbe quello che fa. Ma io non farei. Ma come fa quella persona a fare quella roba orribile? Io non la farei mai. Eh certo, ma io non ho. Certo. Cioè, io per esempio, io non ammazzerei mai, no? Ma se ci rifletto, ma cos'è? Un merito il fatto che io non ammazzerei e non riuscirei mai ad ammazzare. Al massimo sono fortunato di avere le condizioni e l'equilibrio che No, mi porterebbe a mai ad ammazzare qualcuno. Un altro che lo fa non va giustificato, non va allontanato, va arrestato per sopravvivenza e per no, proteggere gli altri. È chiaro che se vuoi comprendere, devi capire che a lui un qualcosa è andato storto e quindi è la prima vittima di se stesso. Quindi, galera quando necessaria, ma non ha senso minimamente il linciaggio. Invece qua si pensa che esistono i mostri che una mattina si svegliano, no? dico Fanno i voi mostri. E questo vale uccidere anche nel sì. piccolo, togliendo le cose oscene, no? Reati brutali, eccetera. Uno che è un po' egoista, uno che è un po'. Se lo fa è sfortunato. Questo non significa che tu debba abbracciare e volere nella tua vita se te la rovina, per carità, però provare a capire è segno di maturità e d'amore. Ecco perché l'amore non è universale, nel senso che non è soltanto cercare di essere aperto nei confronti di chi sta simpatico, ovvio. Cioè, ovvio che tu ti fidanzerai, vorrai con un amico, una persona con cui ti trovi bene, con cui sei sulla stessa linea d'onda, però amare è anche nei confronti del, tra virgolette, nemico o di una persona molto lontana da te, avere un certo approccio. Magari mi allontano da te, ma con un certo tipo di modalità, non disprezzandoti, non per me amare anche questo. Infatti, riguardante questo, io ricordo che è possibile, cioè esistono persone che riescono a farlo anche a livelli estremi. Ricordo una notizia in cui c'era una persona che aveva ucciso un ragazzo e la madre della vittima, durante il processo, si è alzata per andare ad abbracciare l'assassino di suo figlio, perché appunto aveva capito, si era chiesta, pensa che sofferenza deve avere questa persona per essere arrivata a togliere la vita a A me sembra un mio gesto figlio. nobilissimo e sicuramente da molti è stato criticato. Dice, ma come fai? Ma che roba è? Non Esatto. sei, magari qualcuno l'ha accusata, ma allora non sei molto dispiaciuto per quello che è accaduto a tuo figlio. Non sei Invece una non vera so. madre, sì. Sì. Ma Gesto infatti nobilissimo. Poi quel non sto chiedendo senso qua. il fatto che tutti debbano riuscirci, però perlomeno c'è una via di mezzo, no? Se uno come non riesce ad abbracciare, per carità, fino a chiudiamoci lo giudico, ma neanche andare lì a cercare di torturarlo, no? Scuoiarlo vivo come a volte se vai a leggere sui social, leggi di tutto, è tremendo. C'è uno che ha violentato qualcuno, gesto cosa oscena e massimo dispiacere per quella vittima, e poi senti quello che scrivo a quello lì cosa gli dovrebbero fare. Ma io non vedo tanta differenza tra quello e chi scrive questa roba. Qual sarebbe la differenza? Oh, sinceramente. Sì, ma infatti su qualunque video in cui si vedono magari i parenti delle vittime che si alzano e cercano di attaccare l'aggressore, sotto i commenti sono tutti: ah, vergognatevi, i vigili a tenere Sì, lontano l'aggressore, cioè, capito? assolutamente. Cioè, Sì,
No, Dovrebbero la neanche, no, non domanda è mettete quella, in carcere, sappiamo. lasciateli in mezzo alla pubblica La piazza. Sì. rabbia in quel momento noi non possiamo Certo, quello consentirla. chiaramente. Però quelle Quindi, persone non sono prese dalla rabbia, capito? infatti, Cioè, non la sono che commentano. parte dell'aggravante è che non sono neanche parenti quelli lì, quindi è pure un'aggravante, no? Perché io Ah, accanto potrei anche capire il parente. ok. Dei Sì, di quelli papà, che cioè, commentano, cioè, ok, ho il fatto capito, che sì, quello il padre abbia assurdo. aggredito magari si può anche comprendere l'onda Ok, emotiva, sì. però una persona che invece dice no, giusto così, Sì, sì, lasciatelo, sì, sì. no, no. No, Veramente. ma Ma infatti io a poi. caldo di un parente, una persona vicina, io capisco la rabbia, non è che uno deve esistere la rabbia può esistere. Il problema secondo me è a freddo. A freddo Esatto. riuscire a caldo si può stare che tu hai rabbia, che ovviamente non deve diventare ti ammazzo. Certo, non deve, non, posso comprendere che non deve ti abbraccio e ti bacio, ma ti ammazzo. Un conto puoi dirlo e un conto è farlo. Cioè, nel senso che nel momento in cui io vedo uno che uccide un figlio di uno, questo qui per reazione lo vado ad ammazzare, tu puoi anche capire. La rabbia da cui è stata motivata, ma io non mi sentirei mai di dire questa persona non va arrestata, è un assassino anche lui. Cioè, non è che esiste l'assassino di serie A di serie B, cioè è un assassino. E infatti la legge prevede che vada in carcere anche lui, ma è giusto che sia così, ma non per punirlo, ma perché comunque è anche lui in qualche modo un individuo che potenzialmente può essere pericoloso. Però, ripeto, quello che conta è, secondo me, a freddo, saper riuscire a ragionare sulle cose e lasciarsi, non lasciarsi fomentare dall'odio, che non porta nulla di buono. L'odio porta odio, la vendetta, porta nulla di costruttivo. Infatti, forse riguardante questo voglio farti una domanda che forse è un po' personale, però mi incuriosisce molto. So che purtroppo da poco tempo è morto il gatto con cui vivevi da tanti anni, giusto? Sì. E hai fatto alcuni video in cui, diciamo, facevi un ragionamento del tipo: io credo che non ci sia niente dopo la morte, però mi piacerebbe molto che ci fosse per poterlo rivedere, giusto? Sì. Ora che magari, diciamo, sei andato un po' avanti, hai rimuginato sul discorso. Credi che quello sia stato proprio una sorta di dubbio dovuto all'emotività, alla tristezza della perdita, che magari è una cosa che succede a molta gente dopo che gli muore un parente o comunque qualcuno di vicino? No, no, nel mio caso no, perché, cioè, a volte accade, nel mio caso no, perché io non ero dubbi, cioè, quando ho detto certo che non esiste nulla, però, ma lo posso dire anche adesso, io prima ho parlato di l'assurdità dell'idea del paradiso, un Dio, ma perché con le prove che abbiamo, con le evidenze scientifiche, pare assurdo, ma non è che io sono contento nel dire che siamo solo biologia, se io mi sbagliassi sarei ben contento, cioè il mio non è un ateismo militante, dico è bene che sia così, se la vita fosse diversa da quella che appare evidente io sarei contento, quindi nel mio c'era un dubbio, forse esiste, Certo. capito? Cioè io... Ma è normale, mi piacerebbe tanto poter rivedere il mio ragù che è morto un giorno che vuole, mi piacerebbe. Purtroppo so che non è così. Poi è normale che a uno piacerebbe, no? Questo lo può dire anche il più ateo Certo. degli atei. Non c'era anche, credo chi era, Margherita Hack, gli fece una domanda simile. Io, per me non c'è. Poi chiaro che se mi dicesse c'è un posto, una volta che muoio, in cui riabbraccio tutte le persone a cui ho voluto bene, certo che mi farebbe piacere. Semplicemente purtroppo temo che non sia così. Certo, Dopo molti fanno chiaramente. diventare la propria speranza, quello che vorrebbero, allora è così. E io questo faccio fatica proprio, cioè, non è neanche una scelta per me. Come faccio a far diventare la mia idea di realtà un qualcosa che vorrei, ma che so che non ha nessuna solidità? È un po' come dire che domani mi diagnostico un cancro, o lo diagnostico una persona a me cara. Io mi dico: no, no, ma non può essere vero, non c'è cancro. E io mai so che c'è, capito? Quindi faccio fatica a pensare che non ci sia. Però molti, evidentemente, hanno dell'illusione così forte che. Oppure mancanza di lucidità, magari. Io per esempio faccio fatica a pensare che siano delle persone che credono davvero. Qua nessuno crede davvero, in senso proprio profondo, perlomeno ogni tanto hanno dei dubbi anche tutti, credo. Poi non lo so. Ah, ok, quindi tu credi che Ma comunque ci sia una io ho sorta di detto, non credo che malafede? il Papa, lo dice di Papa Ratzinger, non penso che il Papa Ratzinger creda davvero a Dio. Cioè, così, sembra così intelligente, comunque su tanti aspetti, non ci penso. Secondo me è più una speranza che non crederci veramente. Ah, ok, tu, se tu sei sicuro di questo è interessante. Non tutti, Perché io. qualcuno secondo me sì, una parte sì, la maggior parte secondo me sì, forse, come ho detto, sembra che tutti in realtà, cioè la maggior parte magari ci crede, ma non lo so, io vedo le persone meno di oggi, però non so, tutta la storia dell'umanità, anche quelli che dicono di crederci, boh, mi sembra che sia più che altro proprio figlio della tradizione, cioè non ci hanno neanche ragionato molti, no? Se tu Certo. vai dal
cliente classico, non dico alcune per carità, ci hanno pensato, ma proprio il medio, il cliente medio, ma non ci ha mai pensato realmente. Gliel'hanno detto, esiste Dio, non so, neanche un giorno ci hanno pensato a questa cosa. Esiste, non esiste, così, sono di tradizione, no? Come Esatto. c'è la tradizione di, boh, mettere una sciarpa d'inverno, lo devo continuare a dire, di che Dio esiste, ma non ci ho neanche mai riflettuto. Dove lì magari è proprio l'ignoranza anche. Sì, poi vabbè, tu sei molto critico in generale sul concetto di tradizione comunque, cioè da quello che ho capito, Sì, ti auguri portare che non avanti un sia una qualcosa boia. solo perché tradizione è folle. Ci può essere una tradizione che tu vedi che fa del bene a te stesso e agli Esatto. altri, allora la prendi perché fa del bene, ma prendere una cosa solo perché tradizione è veramente una assurdità totale. Popolare. Oggigiorno anche molti partiti politici esaltano la nostra tradizione, cosa vuol dire? Che è giusto? Può essere una cosa tradizione sbagliatissima. Se è giusta la posso portare avanti proprio perché è giusta, ma se è sbagliata la metto in discussione. Ma magari I tradizioni più dogmi, no? innocue, I dogmi non tipo vanno bene. che ne so, il vino a tavola, il pane vin, sono tradizioni no, altamente innocue. Penso Sì, che sono intendano quello come innocue, democrazia. quindi quello chi se ne frega. Al massimo lì il problema diventa se nel momento in cui si è visto in questi ultimi tempi, vengono fuori studi vari, certi, che dicono che l'alcol, anche un bicchiere, in realtà fa male, perché comunque l'alcol è un certo cancerogeno, ovvio Ma che sai un che bicchiere non danno? è come una bottiglia, molti però per difendere dicono no, gli studi sono falsi, non è vero, vogliono togliersi il Tradizione, vampiro dalla cosa. no, ma hai ragione. Cioè, io ho visto proprio un video ieri, forse era di Cartoni Morti, non mi ricordo di chi, o anche di uno scienziato, sì, di un famoso scienziato, se non mi ricordo il nome, Sì, ha che ha confermato fatto, che che ha effettivamente. confermato che un bicchiere di vino Sì, fa sì. male, cioè comunque fa male. Eh no, ma l'ha Sì, fatto Cartoni Morti, sai, mi sembra. mi sa che forse l'ho visto anch'io. Cartoni Morti che lui diceva, ma è meglio allora spaccarsi una volta il sabato? No, cioè forse è anche peggio, però comunque il bicchiere al giorno fa male e dicono che per le donne faccia ancora male perché l'etanolo agisce direttamente sulle ovaie. E ogni volta che tu Esatto. ingerisci un bicchiere, l'universo, cioè quella piccola percentuale, Esatto. aumenta. Una persona ragionevole appunto direbbe, ok, visti questi studi, anche se è stata tradizione per Esatto. millenni, dico, ok, non lo faccio più. Invece, ma anche nelle discussioni, l'argomentazione è sempre stato fatto così, è tradizione, Tradizione. è usata da tutti, vince sempre, No, è ma sempre stato fatto così. Quando è una delle cose più fallaci in assoluto, cioè quante cose, tu puoi semplicemente argomentare quante cose sono state fatte per anni e poi lo schiavismo, tutte queste cose qui. ora che Quindi c'è. Cioè, parlare di alcol adesso come parlare di, è un tabù praticamente. Cioè, tu prova andare a dire ai vecchietti in osteria, ma anche a tanti genitori, ma anche io ho tanti parenti che bevono vino a tavola. Prova a dirgli dei solfiti nei vini, quanto fanno male. Sono cose assurde, ma è impossibile per loro dicono che è un raccomandare a complotto tavola di dell'Unione feste. Europea che siccome l'Italia è uno dei principali esportatori di vino, produttori di vino, si vendono questi studi per sfavorire l'Italia, sono queste scemenze totali, insomma, che poi non è una criminalizzazione, uno vuole bere il bicchiere di vino che lo beva, ma con la consapevolezza che non è vero che faccia bene, tutto No, qua, però perché immagino questo. che, cioè, io lo bevo vino a tavola, se non in occasioni speciali bevo quel bicchiere, eccetera. Ho tirato secche, Siamo andati non sono fuori santo. totalmente dal Nel discorso senso, iniziale. no, però immaginati una persona che si beve a cena e a pranzo ogni volta uno o due bicchieri di vino. Ti immagini quanta roba si butta giù? E però per tradizione, il vino non fa male, il vino fa buon sangue. No, sento. Assolutamente. Ecco, questo dico, il male del credere, totalmente solo perché è tradizione. Questo è questione di qualcosa di culinario, Sì, di logico. bere in questo caso. Poi se lo si allarga ad altro, poi danni su più Logico, logico. livelli, insomma. Sì. E che poi, Danni su più fronti. vabbè, finché siamo Ad lì, esempio, uno una cosa che mi potrebbe viene in mente, a dire, proposito di quello che parlava prima, un genitore che magari ha un atteggiamento molto autoritario, anche un po' violento verbalmente nei confronti del figlio, il suo discorso, ah, ma beh, mio padre ha fatto così è con me, vero, capito? Ma ha fatto una gran cazzata. Cioè, ma scusa, boh, incredibile. Non infatti, capirlo. su questo discorso, cioè, vedi proprio come nella maggior parte dei casi c'è proprio c'è due poli. C'è il genitore che si rende conto di quello che ha passato e E quindi quindi vuole decide essere il di non voler contrario. fare le stesse cose al figlio, c'è invece quello che fa uguale perché non conosce Esatto. nient'altro. È Sì. incredibile, cioè è raro trovare delle vie di mezzo. Sì, assolutamente. È il motivo per cui con cose simili, poi a seconda del soggetto, perché sono anche altre variabili che si uniscono, poi avere delle reazioni completamente diverse. Sì. Ma sì, ma il discorso della mancanza di mezze misure, di buon senso, purtroppo è un problema molto attuale. A proposito di educazione, o hai gli esaltatori di metodi tradizionali molto severi, dove il professore dava addirittura le bacchettate sulle mani, i genitori picchiavano, oppure puoi avere i modelli che sono praticamente con gli interessi del figlio a 6 anni, magari può andare in discoteca fino alle 5 del mattino, dirgli sì a tutto, cioè
insomma, mette dei assurdi entrambi, no? È come se non ci fosse un buon senso semplicemente. E poi soprattutto quando arrivano studi scientifici che diciamo riescono a Sì. dare delle indicazioni su ciò che vale quasi sempre per la crescita di un bambino, il fatto che uno continua ad argomentare si è sempre fatto così, sempre fatto così, assurdo, cioè nel senso se Per un prima tempo si magari poteva capivi pensare che uno schiaffo, eccetera, fosse correttivo e terapeutico. Gli studi pedagogici hanno detto che non è per niente pedagogico, anzi è diseducativo, è proprio la pedagogia che si studia a chi si laurea in questi ambiti. Cioè non... Ah no, non è vero, perché mio figlio faceva queste cose, poi l'ho picchiato e ha smesso di farle. Ma questo non vuol dire che tu l'hai educato. Lui non le fa per paura, questa non è educazione. Quando crescerà poi pensa che per ottenere delle cose la modalità sarà la violenza, eccetera. Non è educazione quella. esatto, magari comunque le cose le farà, però le farà di nascosto per paura del Sì, schieramento. sì. Cioè, non è che educare vuol dire capire se l'educazione è successo, se quello poi non fa più così. Però in quel momento lì, cioè, non è che è proprio questo. Cioè, bisogna essere proprio a proposito di ignoranza. Però è anche vero che queste robe, ahimè, magari gli studi ci sono, però manca l'insegnarle queste robe. L'educazione, per questo dico, la scuola dovrebbe essere rivoluzionata, no? E non perché molti dicono che la scuola non va bene perché poi non trovi lavoro. Per carità, in Italia è anche vero quello. Per me il dramma più grande è l'altro, che non educa davvero, non solo la scuola italiana, penso che tutte le scuole non educano a diventare persone. Non dico che la scuola debba fare miracoli e sostituire il genitore, però almeno con le carenze dei genitori che spesso ci sono, introdurre qualcosa, no? di sano. Il problema qual è? Che la scuola non è che si fa da sé. Occorrono dei maestri che siano tali, no? Degli esempi, spesso anche il corpo docente, non è che parliamo proprio, no, di illuminati, Come quindi fanno a stare? è difficile anche per cui. Sì, no, quello del discorso dei professori è grave, anche perché, cioè, effettivamente, poi, oddio, può darsi che, perché magari uno dice, ok, questo è un bravo docente perché sa usare la dialettica, però, sai, uno con la dialettica può insegnarti quello che vuole, nel senso, non è che Ci solo sono per il diversi fatto di... livelli, ci sono quelli che neanche sanno insegnare la loro materia, e quindi né sono esempio proprio come maestro di vita, in nessun modo, no? Dico, mamma mia, che cosa mi trasmette qui? Niente. Né hanno carisma, né sanno spiegare la loro materia. Poi sono quelli che magari sanno spiegare la loro materia, però sono molto settoriali, non sanno nient'altro, e poi sono quelli più rari che magari non si limitano soltanto alla lezioncina, ma hanno anche altro. Io penso che un educatore dovrebbe anche riuscire a trasmettere anche altro, o anche la materia, ovvio che se sei insegnante di matematica dovrai parlare anche di matematica, ci mancherebbe. Però forse il ruolo dell'educatore dovrebbe essere anche un po' altro. Come ho sempre ho già detto nelle altre live, lo penso, è il fatto che secondo me gli educatori, gli insegnanti cioè abbiano un impatto nella crescita del ragazzo enorme, Sì. enorme. Mi ricordo io quando andavo alle elementari, superiori, ma anche alle superiori, cioè per me il professore, guai se lo deludevo, ci rimanevo male, per me era un esempio, no? Ho avuto professori molto validi, ho avuto più professori validi che professori meno validi, ok? Quei professori meno validi, ragazzi, anche un cieco vedeva che non era per loro insegnare. Sì. Cioè, per me era assurdo che fossero là in cattedra, E però vabbè. anche gente che non è in grado di insegnare, però il suo sogno è insegnare, e quindi va anche male a Ma lì rendersi dopo. conto di aver buttato tutta la sua vita per un qualcosa in cui magari non è Ma lì portato. entra il fatto che dovrebbe essere impedito di far fare l'insegnante a chi semplicemente vuole fare l'insegnante, se non è la capacità. Sono d'accordo con Galimberti quando dice che dovrebbero fare, per quanto non sia ovviamente una certezza di, no? Però almeno è un filtro, test psicologici, test attitudinali, perché non è che semplicemente perché sai quella materia tu puoi fare l'insegnante. È Molto spesso vero, invece anche il corpo docente viene visto semplicemente come dare dei posti di lavoro a delle persone che hanno poi lo studiato fanno quello, neanche non invece bene, la cioè, missione che dovrebbe sì essere. che non sei preparato neanche per il Sì, mondo del lavoro in neanche realtà, quello. cioè. Cioè, siamo in una situazione in cui c'è un ibrido che alla fine ti aiuta, cioè non ti aiuta da nessuna parte. Esattamente. Oppure c'è il caso del professore che magari, tipo, io ero scarsissimo in matematica, arriva questo professore mostro, capisco cose che neanche sapevo di poter capire, però umanamente zero, cioè non riuscivi neanche a chiedergli come stava, che sembrava che avesse il peso del mondo addosso, per dirti. Ci sono casi anche così, bravo nella pratica, ok? Un grande oratore e portatore della sua materia, ma però come persona non riusciva a parlare. Ma poi, sai che anche il problema è che, cioè, tante persone che poi diventano insegnanti, quando erano a scuola, erano i più bravi della classe. Quindi fanno molta fatica ad empatizzare con chi magari non ha tanta voglia,
sai, non è attratto dalla scuola in generale, avrebbe altri obiettivi. Quindi magari c'è proprio questa fatica di comunicazione, cioè c'è quasi giudizio di dire: ma come? Puoi impegnarti, puoi prendere 10, perché prendi 6, perché prendi 5? Puoi farlo, perché è quello che avrebbe voluto sentirsi dire lui. Sì, assolutamente. No, concordo appieno. No, poi ripeto, è complicato, non è che uno può avere la certezza di avere tutti insegnanti validi, però il No. problema è che non c'è neanche la volontà, no, che ci sia, perché non si dà importanza, non si capisce, come dicevi tu, non si capisce quanto è fondamentale. Sono degli insegnanti validi, poi in un qualche modo se li porta avanti tutta la vita. Più che Quindi, altro non cavolo. saprei neanche che criterio si potrebbe usare per, cioè, se io dovessi essere uno che deve assumere, criterio potrei utilizzare per decidere che questo Quello non insegnante è lo so. valido? Sì, capisco anche la difficoltà, anche perché poi chi seleziona i selezionatori anche, no? Certo. Però quindi sicuramente, però un minimo, io le proposte interessanti che ho sentito dire andavano nella direzione di test psicologici che andavano, per esempio, a cercare ad individuare l'empatia, ad esempio. Quello può essere un fattore, no? Perlomeno un minimo di filtro. Ci sono delle persone proprio che non so, sono delle disastrate assolute, cioè veramente Sì, a livello che perlomeno sociale, dopo. le scarteresti, almeno ridurre un pochino. Sì. E Poi capisco poi stavo che non sia pensando che facile, poi quindi. una cosa importante, secondo me, poi dipende, perché poi un professore adatto per le superiori non è per forza un maestro adatto per elementari, no? Poi Certo, credo che alle assolutamente. superiori, soprattutto, bisogna dare ascolto alla classe, cioè se tu hai una classe che va di merda e tutta la classe parla male di quel professore o comunque vedi che non riesce a ottenere risultati, un motivo c'è. Io ho avuto un Certo. caso, cioè mi ricordo io, disastri e nessuno si è azzardato di dire è colpa del professore. 20 alunni su 22, NC 4, 5 si lamenta, niente. Alle elementari secondo me la cosa è più da prendere con le pinze, i genitori devono stare attenti al figlio come risponde, a casa, come è preso, perché insomma... C'è anche l'aspetto che poi i bimbi sono molto più introversi, no? C'è il bambino, eccetera. Sì, sono situazioni Difficile. completamente diverse, le elementari, le medie, le Sì, superiori, chiaramente ogni esatto. Però alle cosa. superiori c'era sta roba che la classe è il nemico, cioè i ragazzi hanno voglia di fare, il professore è quello, fatelo andare bene. No, Sì. ecco. Ecco. Sono età diverse, quindi cambia tutto, assolutamente sì. Quindi anche gli insegnanti poi da caratteristiche Proprio diverse, assolutamente sì. stanco. Comunque, Enrico, sempre complimenti per la tua dialettica, ti esprimi in modo... Perché poi è questo il bello, no? Cioè tu dici cose, tanti ti criticano dicendo, Enrico dice cose ovvie, però a questo punto, cioè, viva le cose ovvie, nel senso, se tutti parlassero di questo, Certo, ovvio. infatti io penso che pensare filosofia in generale sia proprio la problematizzazione dell'ovvio, proprio perché siccome è ovvio non viene messo in discussione e non ci si pensa, invece sono le cose fondamentali su cui dovremmo davvero Giusto. riflettere.